Buonasera, io sono commosso, veramente grato a Sonia di quello che ha fatto e sono contentissimo questa sera di essere qua. Io sono uscito alle 2:30 con la procura di Sciacca, perché la minestra sembra che finisce e non finisce mai. Io sono un imprenditore a pochissimi chilometri da Corleone, dove veramente lo zoccolo duro della mafia si fa sentire. Lì si respira dalle porte nostre, come a Milano che c'è la nebbia, ma lì da noi c'è un altro tipo di nebbia, una nebbia che offusca le menti dei cittadini, li rende omertosi. Purtroppo io e la mia famiglia siamo stati completamente isolati dal mondo civile. Dopo le mie denunce è successo qualcosa di incredibile, siamo rimasti soli, senza amici, senza parenti, ma con tanta paura, perché io non mi vergogno a dirlo, ma quella paura si trasforma in tanta determinatezza di andare avanti, un coraggio che viene da dentro, quello di non fermarsi e non fare mai un passo indietro. Il mio motto è soltanto uno: meglio morire alle piedi che vivere una vita in ginocchio. È una battuta, ma è la realtà, non mi chiederò neanche per allacciarmi le scarpe. Io ho 11 anni, perché 11 anni che ormai sto combattendo contro questo cancro, e fra 2 giorni ci sarà la sentenza al tribunale di Sciacca, richiesta 98 anni per 6 persone. E purtroppo ieri mattina abbiamo trovato una piccola sorpresa: hanno varcato la rete della nostra casa e sono arrivati a pochissimi metri dalla mia abitazione. Questo mi rende particolarmente preoccupato, ma non per me, ma per la mia famiglia. Ma noi da Vivona non ce ne andremo, noi resteremo nel nostro paese. Non ci riusciranno neanche a cacciarmi a patate dalla mia terra, perché è vero che la terra è tutta l'Italia, ma in questo momento storico Vivona è Vivona e noi e la mia famiglia resteremo là. Io volevo raccontarvi qualcosa, ma io invece voglio dirvi una cosa. Ho lanciato tantissima pelle in 11 anni, siamo stati abbandonati, la mia impresa ha subito un tracollo impressionante, siamo rimasti senza lavoro. Dopo tantissime appelle, credete, tantissime appelle lanciate al prefetto, a una parte dello Stato che ci ha abbandonato, e a politici, non diciamo tutti, ma una parte di politici corrotti che hanno fatto finta di non sentire il mio urlo di dolore. Un giorno a Meraviglia da Bendi mi è arrivata una telefonata dove mi ha detto: guarda che sono a Strano ti inconcia, ci siamo visti a Palermo. Voi forse non ci vedete, abbiamo pianto tutti e due. Sonia non ha fatto nulla di eccezionale, secondo me ha fatto soltanto quello che è stato dettato dentro di lei, perché è una persona che ha sofferto come me. Poi noi, non so se tutti lo sapete, abbiamo fatto io e Valeria qualcosa non decadente, qualcosa perché ci siamo legati davanti al Viminale e lì si sono incrociate le nostre storie. Credetemi, io mi sono sentito non male, ma mi sono sentito come un animale legato lì davanti con una catena al braccio, e mi chiedevo: cosa ho fatto di male per essere legato qua, per cercare qualcosa che mi tocca, per far capire che qualcuno ci deve aiutare e che non ci deve abbandonare? E lì sono arrivate tantissime persone, e a grande sorpresa è arrivata Sonia, è arrivata Giulio, sono arrivati altri deputati, tantissimi ragazzi. E voglio dire una cosa: il papà di Sonia non è morto, il papà di Sonia è qua, e questa è la dimostrazione. Io non mi arrabbia, peggio di me, vorrei piangere, ma questa soddisfazione per queste mafiose non gliela voglio dare. Vi voglio dire soltanto una cosa, a prescindere da quella di non isolarci. Il problema mio, il problema di Valeria, il problema di Sonia, il problema di tanti altri imprenditori non è un problema nostro, è un problema vostro. Perché noi stiamo lottando per la nostra libertà, voi no, voi stando dietro il muro, dietro la Pirupe Giuli, come si dice nelle zone nostre, dietro il muro, nella vostra omertà chiusi, guardate che non risolverete niente. E
nel vostro silenzio aiuterete i mafiosi. Quindi io vi dico, ribellatevi a massa, i commercianti, artigiani, imprenditori, andate a fare le denunce, perché l'unica strada che ci rimane è questa. Fate le denunce. Grazie. Chiusa, ho denunziato gli estortori, ho aperto la palestra proprio nei locali di proprietà di note famiglie mafiose. Ai tempi, quando l'ho presa, non lo sapevo. Ho gestito questa attività per i primi anni tutto bene, poi sono subentrati una serie di problemi, non appena i locali sono stati confiscati, insomma hanno cominciato a pretendere da parte mia che pagassi il pizzo sostanzialmente. Per un po' di tempo sono riusciti a intimorirmi, a pressarmi, anche perché comunque ero da sola con dei bambini. A un certo momento nella mia vita ho deciso di, insomma, volevo chiudere, anche se ero pronta a perdere il mio lavoro, che era il sogno della mia vita. Però poi per colpa di queste persone mi misero con le spalle al muro, pretendendo che all'acquirente della mia palestra trasmettessi la mia eredità, quella di dover anche lui continuare a pagare il pizzo, malgrado il locale era ormai di proprietà del demanio. E a quel punto, malgrado avevo venduto la palestra e quindi potevo finalmente chiudere con quella vita, anzi con quella schiavitù, comunque con quella vita, feci un passo indietro, chiesi a questa persona di scusarmi, insomma, che mi ero pentita, che non volevo più vendere la palestra, la ripresi in mano, e in realtà raccontai tutta la polizia e li fece arrestare. Li ho denunziati sostanzialmente perché quello era finalmente il momento del mio riscatto. Malgrado erano riusciti a rovinare la mia vita, non gli ho permesso di rovinare, o che io diventassi strumento nelle loro mani per rovinare la vita di un'altra persona. E quello è stato il momento più importante della mia vita, dove mi sono finalmente liberata. È stato un momento difficile, il momento dei processi, delle testimonianze in tribunale, è stato un percorso molto difficile. Soprattutto quello che inizialmente mi ha un po' turbato è stato proprio l'isolamento un po' da parte dello Stato, delle istituzioni, perché poi hanno iniziato a corrispondere immediatamente, ovviamente, delle intimidazioni, delle croci nelle palestre, delle dipinte dei muri, mi hanno distrutto una macchina. In tutto questo periodo non ho mai avuto protezioni particolari. Però, grazie a Dio, un bel giorno ho conosciuto Sonia Infano, è stata l'unica persona che ha risposto al mio appello, al mio grido di aiuto. E tengo a sottolineare nelle mie lettere che ho mandato a tutti, non ho mai chiesto né soldi né posti di lavoro. Perché non è vero che chi denunzia strumentalizza, chi denunzia denunzia perché è una persona per bene. Quando cominciarono ad arrivare questi segnali, che capivo bene che da sola non potevo più gestirli. E Sonia, come diceva bene Giulio, mi ha dato il coraggio, mi ha dato la forza di raccontare la mia storia, che in realtà nessuno la conosceva. E da quel momento la mia vita è cambiata. La mia vita è cambiata e cambia di giorno in giorno. Ancora oggi non ho la scorta, però tanta gente conosce la mia storia, e più vado avanti più diventate numerosi, e credo che veramente la forza per tutti gli imprenditori è data proprio da tutti voi che siete presenti, tutti voi che dovete starci vicini, darci la forza, darci la vostra solidarietà e veramente portare avanti la gente come noi, ma anche la gente come Sonia, tutti quelli che sono qui, che purtroppo contrastano un mondo che forse la gente come noi non è che piaccia poi tanto. E però vi invito a...